Il 7 Rosa riparte da Ostia, laddove aveva trascorso gli ultimi giorni prima del lockdown per la preparazione al torneo preolimpico. Tutto fermo per 3 mesi e ora finalmente l'acqua. L'acqua è mancata veramente tanto, quasi 3 mesi senza allenarci e finalmente siamo da mercoledì qua tutti insieme e abbiamo riniziato gli allenamenti. Siamo molto felici. Per Giulia Viacava non è stato un periodo di riposo forzato, anzi, infermiera volontaria in una casa di cura genovese. Sì, diciamo che mi sono riposata ben poco perché ho intrapreso la via dell'infermiera e quindi questo lockdown ho lavorato quasi 2 mesi. Quindi tutt'altro diverso rispetto a quello che facevo i mesi precedenti. Tante esperienze, ho imparato tante cose e sono cose che mi hanno fatto sicuramente crescere. Adesso l'obiettivo è la qualificazione olimpica. Assolutamente, ora siamo già tutte pronte per solo quel per l'obiettivo e anzi non vediamo l'ora di arrivare a gennaio per poter giocare. Quanta adrenalina c'è da scaricare? Tanta, tantissima e ci manca proprio giocare, avere il contatto fisico in acqua che dobbiamo ancora un po' aspettare un po' di tempo, però non vediamo l'ora di poter iniziare. E questo pallone è più pesante o meno? Ora è pesantissimo, tanto pesante, però piano piano sarà super leggero.